Ciao 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 amici e amiche, sono qui per fare un video tag bellissimo. Sono stata taggata da Mel Braids, che è una ragazza carinissima, Melania. Ciao Melania, ti ringrazio ancora del graditissimo pensiero che hai avuto nei miei confronti di volermi appunto coinvolgere e taggare in questo tag meraviglioso che hai inventato tu, che ci dà l'opportunità di parlare della nostra esperienza all'estero. Ti ringrazio e per tutte voi amiche metto nell'info box il link del video di Melania, di Mel Braids, così si chiama il suo canale. Quindi per cortesia andate a vedere il suo video e iscrivetevi al suo canale perché fa dei video molto carini, acconciature di capelli, lei ha dei capelli stupendi, lunghissimi, e vlog e haul. È una ragazza molto simpatica, carina e vi consiglio quindi di visitare il suo canale. Quindi le domande sono 15 carinissime che ha ideato lei, sei stata bravissima. Ottime domande, meglio di così non potevano essere perché ci danno veramente l'opportunità di parlare della nostra situazione di persone che viviamo all'estero. Il tag si intitola, eccoci qua che ve lo dico un attimo, Living Abroad tag, vivere all'estero tag. Allora, partiamo con la prima domanda. Domanda 1, come ti chiami? Mi chiamo Francesca Romana, non avevo mai detto fino adesso, qui sono Franci e non Frenzi, come molti di voi dicono. Comunque va bene lo stesso. Allora, andiamo avanti. Dove vivi? Allora, vivo, come sapete, vivo in Germania, vivo a Colonia, Köln, però non ho sempre vissuto a Colonia. Inizialmente vivevo ad Heidelberg, che è un paese, una cittadina universitaria nel Baden-Württemberg, e poi ho vissuto 8 anni lì. Poi ho vissuto a Münster, che è una città del Nord Rhine-Westfalen a nord-ovest rispetto a Colonia, sempre nella stessa regione, e adesso da 5 anni vivo a Köln, è la città che adoro di più fino adesso dove ho vissuto qui in Germania. Di dove sei originariamente? Allora, io sono romana, però i miei genitori non erano romani, non sono romani, mio papà è ligure e mia mamma era veneta. Però sono nata a Roma, ho vissuto a Roma 30 anni e quindi quando mi va mi posso pure mettere a parlare romano perché non ci stanno problemi, chiaro sto fatto. Quando ti sei trasferita? Allora, fra pochi giorni, il 17 di settembre, sono 17 anni che vivo in Germania. Mi sono trasferita infatti il 17 settembre del 1997. Che cosa ti ha spinto a trasferirti? Allora, storia lunga e triste. Perché mi sono trasferita perché i miei genitori volevano abbandonare Roma, volevano tornare a vivere al nord, in Liguria, dove mio padre appunto ha una casa, voleva vivere lì. E siccome io non ho, lì non avevamo una casa, avevamo sfratto e mio papà non aveva possibilità di pagarmi un affitto, io non ho trovato, ho cercato con tutte le mie forze di trovare un lavoro che mi consentisse di mantenermi lì, ma purtroppo più di lavoretti in nero non ho trovato. E che comunque non avrebbero mai dato, mi avrebbero dato l'opportunità di mantenermi a Roma, ho deciso di lasciare l'Italia perché non volevo trasferirmi in Liguria, perché la Liguria è bella per fare le vacanze, ma io romana ho vissuto 30 anni a Roma e non avevo voglia comunque di andare a vivere a 30 anni con mio padre e mia madre in un paesucolo della Liguria senza poi avere nessuna prospettiva lavorativa, ragazze, dove, cosa. E quindi ciao. E quindi ciao, ho deciso di trovarmi qualcosa all'estero, mi sono iniziata a muovere moltissimo, soprattutto verso la Germania, e ho avuto anche moltissima fortuna perché ho trovato poi un gemellaggio tra l'università dove mi sono laureata e dove ancora ero lì perché stavo, giravo comunque lì intorno a una cattedra con speranze di fare un dottorato e cose del genere. Infatti all'inizio il dottorato l'avrei dovuto fare poi in Germania, ma poi le peripezie della vita, poi mi sono sposata, eccetera, ho lasciato poi perdere. E grazie a questo gemellaggio ho trovato un posto di lettrice all'Università di Heidelberg e ho avuto un'enorme fortuna e questo è stato il mio trampolino di lancio per espatriare. Descrivi i tuoi primi giorni nel nuovo paese. Allora, primi giorni nel nuovo paese. Allora, a parte la visione di mia mamma che quando l'ho vista alla stazione Termini che mi salutava dal treno mi si è spezzato il cuore. Gli ho detto mamma non piangere perché non volevo vederla piangere. Sapevo che per lei era un enorme dolore anche se non me l'ha mai fatto pesare perché era una donna fantastica, meravigliosa e generosissima, quindi non è che mi voleva far star male, però ho visto che piangeva, quindi il mio cuore è un pizzico.
Però per il resto una grandissima gioia, come un uccello che spicca finalmente il volo a 30 anni, ragazze, finalmente potevo essere autosufficiente, potevo automantenermi, potevo gestire una mia vita indipendente economicamente, e quindi ricordo tutto era bellissimo per me. Io prima di trasferirmi avevo fatto un ferie in corso ad Heidelberg per perfezionare un po' il tedesco perché non lo sapevo molto bene, parlocchiavo così, ma insomma capivo, e avevo avuto anche l'opportunità di iniziare a cercarmi un appartamentino. Quindi mi ricordo questo bellissimo appartamentino, questa mansardina che avevo affittato, tutta bella nuova rinnovata sulla Rohrbacherstrasse a Heidelberg. Ho dei ricordi bellissimi proprio di questa casettina senza mobili. Poi andavo da sola all'IKEA, mi prendevo i pezzi piano piano, mi prendevo le cose, no? Ma era, vabbè, la cucina già mobiliata. Ma comunque veramente un monolocale carinissima con delle finestre enormi e era tutto così bello, così emozionante. Poi il nuovo lavoro che mi aspettava, perché dopo 2 mesi avrei dovuto iniziare a insegnare come lettrice ed ero emozionatissima, cioè mi ricordo che ero proprio dei livelli di adrenalina, di gioia, di tutto. Una felicità enorme. Ricordo tutto innamoratissima di Heidelberg perché è una città molto carina paesaggisticamente, anche se piccola, cioè solo ricordi positivi, solo ricordi positivi. Di più non posso dire. Allora, domanda numero 7. Hai mai avuto esperienze negative? Beh, ragazzi, certo, non posso dire che in 17 anni sia sempre tutto andato liscio. Io amo la Germania, amo il popolo tedesco, sono contentissima di vivere qui, però non perché sono tedeschi. Assolutamente, perché sarebbe successo sicuramente anche in un altro paese e succede anche in Italia, perché ho visto in Italia atti di razzismo nei confronti di extracomunitari e l'ho visti con i miei occhi. E purtroppo anche qui e anch'io come italiana sono stata purtroppo a volte vittima diciamo, di piccoli episodi proprio non graziosi nei confronti dello straniero, della persona straniera. E di pregiudizi, no? L'italiano è casinaro, l'italiano parla forte, l'italiano è disordinato, magari anche un po' sporco, un po' cafone. E purtroppo questi sono i pregiudizi e spesso le persone non molto colte, non molto intelligenti si lasciano influenzare da questi pregiudizi. E quindi ho avuto anch'io dei piccoli, diciamo, episodi da parte attacchi 2 o 3 volte. Mi è successo in questi 17 anni di essere stata, diciamo, attaccata per questo. Allora, aridaglie, si è di nuovo chiuso. Allora, il telefonino, devo mettere sempre il codice. Poi, 8, nomina qualcosa del paese in cui vivi che vorresti ci fosse anche nella tua nazione d'origine. Allora, dunque, la sanità funziona benissimo qui, ci sono degli studi medici super organizzati, super moderni e super attrezzati. Tu vai dal tuo medico di famiglia e lui lì ti può direttamente fare ecografia, analisi del sangue, c'è cioè un laboratorio interno lì, elettrocardiogramma, cioè c'è già tutto lì, già un medico di famiglia di base ti può già fare molte molte indagini mediche, e quindi la sanità è molto buona. Poi l'ordine, la precisione tutti rispettano il traffico, cioè se il semaforo è rosso nessuno passa, se sulle strisce tutti si fermano e ti fanno passare, nessuno verrebbe mai in mente di a un nessun nessuna persona che guida verrebbe l'idea di passare sulle strisce se c'è una persona che sta aspettando, mentre a Roma passano tutti come gli pare, quando gli pare, oppure col semaforo, col semaforo verde per il pedone passano i motorini, quindi roba da matti. Invece qui assolutamente no, sono veramente molto molto precisi. La puntualità, cioè se un tedesco ti dice a quell'ora, viene a quell'ora, rispettano quindi molto, sono molto ligi nell'impegno preso. Però, ripeto, non si può mai fare di tutta l'erba un fascio, non si può fare di tutta l'erba un fascio. Hai mai vissuto in altri stati? No, ho vissuto soltanto in Germania e in Italia e in altri stati 2 o 3 giorni come turista, quindi no. Parli la lingua locale, è importante conoscerla? Sì, è importante conoscere la lingua locale. Io parlo il tedesco, però, con un forte accento italiano.
E quindi diciamo che mi si riconosce subito. Se io parlo tedesco, spesso subito si accorgono che sono italiana. Il tedesco è una lingua molto difficile a causa delle Endungen, cioè delle terminazioni, perché ci sono i casi, e con i casi si è costretti quindi a rispettare la declinazione del caso. E quindi, se uno non sa il genere della parola, se tu già non sai se la parola è maschile, femminile o neutra, poi quando vai a declinare l'aggettivo, oppure quando devi appunto mettere la giusta terminazione, sbagli e te la prendi in saccoccia. Quindi magari sai la regola, però non sapendo, non ricordandoti il genere della parola, fai la figura di quello che non sa niente. Insomma, non è... Comunque è importante, sicuramente è molto importante conoscere la lingua. Io l'avevo studiato un anno, non sapevo quasi nulla, ma almeno capivo. Anche se non sapevo parlare più di tanto, però capivo. Quindi è importante sicuramente, perché quando uno vive in una nazione ha bisogno di esprimersi, perché la lingua ti aiuta, ti difende, ti protegge, ti puoi difendere con la lingua, puoi spiegare ciò che pensi, puoi fare tutto. Io faccio un paragone: quando parlo in italiano mi sento una persona, un corridore che fa la maratona, che corre spedito, se non di più, mentre quando parlo in tedesco mi sento una persona che zoppica, che cammina, che arranca con un bastone. Questo è il paragone, penso che renda l'idea. Poi andiamo avanti. Presentati nella lingua locale. Ah, gut. Questa è la parte più penosa, ma anche più divertente. Ok, allora, mein Name ist Francesca. Ich bin 47 Jahre alt. Ich bin Italienerin. Ich wohne in Deutschland seit 17 Jahren. Ich bin hier gekommen, Italienisch zu lehren. Ich bin Lehrerin. Ich habe an der Uni Heidelberg gearbeitet als Lektorin mehrere Jahre. Und jetzt bin ich Mutter von 4 Söhnen. Und ich freue mich so sehr, hier in Deutschland zu leben. Ich liebe Deutschland und ich bin sehr zufrieden, hier zu wohnen. Poi, ti manca la tua famiglia? Allora, la mia famiglia ormai è soltanto mio papà, che certamente mi manca, ma ci sentiamo sempre al telefono. È stato per me molto duro separarmi da mia mamma, perché adesso non c'è più, purtroppo, perché diciamo, soprattutto con lei, da quando sono diventata anch'io mamma, si era instaurato un rapporto di grandissima intesa e amicizia. Ma con lei mi sentivo 4-5 volte al giorno. È stata veramente una mia confidente, accompagnatrice, e mi ha sempre aiutata, mi è sempre stata vicina, e poi purtroppo se n'è andata. A me è mancata molto Roma all'inizio, anche la mia città. Ho sentito tantissima nostalgia della mia città, non dell'Italia, ma della città di Roma. Scusate se sono così campanilista, ma è la verità. Io sono sempre sincera e dico quel che penso. Che piani hai per il futuro? Rimarrai lì per sempre? Allora, sicuramente rimarrò qui per sempre, perché io sono venuta con l'idea di rimanere qui per sempre, avrei fatto carte false e avrei cercato qualsiasi situazione lavorativa pur di rimanere qui. Quindi, sì, io sono venuta per rimanere e sono contenta di questo. Piani per il futuro? Io sono insegnante di italiano, però con l'insegnamento dell'italiano diciamo che al momento non è che ci siano grandi prospettive lavorative, perché i posti all'università sono comunque begrenzt, come si dice qui, befristet, cioè durano soltanto per pochi anni e poi non si possono più rinnovare. Io l'ho già fatto, quindi, però vorrei lavorare adesso nell'ambito dell'insegnamento con i bambini piccoli. Siccome nella mia formazione prima della laurea c'era appunto questo, vorrei iniziare, e questo è un lavoro qui ancora molto ricercato, vorrei far riconoscere il mio diploma magistrale come insegnante anche di scuola materna. Vedremo un po', mi sto muovendo in questa direzione, speriamo che insomma tutto vada bene. Sto TS5 gli darei un cazzotto, perché che cacchio, buio, cioè avevo l'S3, faceva dei video da paura, questo proprio non lo riesco a fa dei video orrendi, buiissimi, non si può regolare. Mannaggia, chi cambia la strada vecchia con la nuova sa quel che lascia, ma non sa quel che trova. Scusate la banalità. Che suggerimenti daresti a chi vuole trasferirsi? Allora, che suggerimenti darei? Allora, innanzitutto di non venire qui con un salto nel vuoto, fate come ho fatto io, cioè prima cercatevi un lavoro, se ci riuscite, oppure qualche punto di appoggio, qualcuno che vi può comunque garantire
la possibilità di trovare qualcosa, la conoscenza della lingua. Queste sono le due cose fondamentali, conoscere almeno un po' la lingua, cioè se non sapete neanche una parola è difficile, e poi soprattutto avere una base lavorativa, un punto di appoggio. Io sono venuta qui che per mia fortuna avevo già il mio lavoro, che avevo appunto trovato prima di venire qui, e poi sono venuta. Altrimenti la vedo difficile, anche perché molti immaginano la Germania come il paese di cuccagna, ma ragazzi non è così, lo era fino agli anni 80, adesso anche qui le cose sono cambiate. Quindi vi consiglio, se volete, spesso ci sono molte persone vengono perché hanno parenti qui che magari hanno un ristorante, una pizzeria e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti appunto nella gestione del loro lavoro, allora va bene. Oppure se trovate dei lavori anche in altri ambiti, sono ricercati lavori qualificati, questo sì, ma venire così senza niente ve lo sconsiglio, perché non è molto facile poi trovare. Beh, io parlo per mia esperienza personale, per quello che ho visto qui nei dintorni, insomma, le persone che ho avuto modo di conoscere nel mio percorso qui. Poi, rifaresti questa esperienza? Indubbiamente rifarei questa esperienza. Questa è stata l'esperienza più bella della mia vita. Sono contentissima di aver scelto questa strada. Mi ritengo anche fortunata perché poi, oltretutto, ho anche trovato un uomo meraviglioso che è mio marito e mi sono formata anche una famiglia. Quindi sono veramente contenta di questa esperienza e la rifarei al 100-100.000% senza nessun rimpianto. Poi una domanda che, allora, spero di non aver scordato niente. Ok, mi sembra di no. Domanda qui, quindi ultima domanda che non è una domanda, tagga quante persone vuoi in questo video. Allora, adesso taggo tutte le persone che conosco che vivono all'estero e mi posso sbizzarrire un po'. Taggo prima in assoluto Anna Rosa, Allegra 1952, che se non la conoscete vi consiglio di correre a vedere il suo canale, è una donna meravigliosa che io amo, ammiro tantissimo. Lei vive a Shanghai, credo anche lei da tanti anni come me, se non di più, credo 17 anni come me, anche lei per lavoro. Quindi Anna Rosa ti taggo, spero che non ti dispiacerà, anzi mi farebbe tanto piacere sentire le tue risposte. Taggo un'altra persona che mi piace tantissimo ed è Lucy Medici. Lei è toscana di origine e vive in America, ma non so da quanti anni, credo comunque da molti molti anni. Comunque la taggo, se hai voglia di farlo, Lucy, bene, se no senza problema, ragazze. Io vi taggo, poi se non vi va, amiche come prima, non me la prendo minimamente. Siete libere, liberissime di non rispondere al tag. Mi farebbe piacere sentirlo, ma poi taggo un'altra ragazza che conosco che vive in Germania, Mami Crea, Serena, che vive a Monaco. Per favore, fai anche tu questo tag, mi interesserebbe tantissimo. Poi un'altra persona che anche lei vive in Germania è Rondine Cielo. Ciao Paola, fai anche tu questo tag. Per il resto non mi ricordo nessun altro che viva all'estero e che possa appunto rispondere a queste domande. Chiunque l'abbia visto e ha voglia di rispondere lo può fare. Mel ha detto che si può anche estendere a chi, per esempio, dalla Sicilia si è trasferito in Lombardia, oppure chi dalla Lombardia si è trasferito in Sardegna, per dire, si può anche estendere e vedere in questo modo. Vi saluto a tutti, ringrazio Mel, ti ringrazio Mel, mi hai dato una grandissima opportunità perché grazie a te ho potuto parlare di questa mia esperienza. Spero che il mio video vi sia piaciuto, un bacio a tutti, andate a vedere anche il video di Mel. Ciao Mel, ciao a tutte.